La rappresentazione di Anima e Corpo di Cavalieri è una produzione del Conservatorio di Bari che il Festival Anima Mea ha avuto l'onore di ospitare. La funzione principale del conservatorio è quella formativa, non deve però trascurare la produzione e la ricerca. In questo anno il conservatorio Piccinni si è impegnato perché produzione e ricerca venissero fatti in sinergia con le altre realtà culturali della città e del territorio. L'idea di questa collaborazione tra Anima Mea e il Conservatorio Piccinni è stata lanciata dai responsabili del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio. L'idea è nata, direi, un anno prima della realizzazione del progetto circa, in seguito a esperienze di concerti fatti col gruppo grande dei ragazzi, in cui abbiamo capito che è forse il modo migliore per coinvolgere tutti in una produzione e che poi ha una scia lunga sulla motivazione nello studio durante il corso dell'anno. Questa produzione di Anima e Corpo ha coinvolto circa un'ottantina di persone, tra studenti, docenti e elementi esterni. Non era facile perché realizzare questo genere di partiture comporta difficoltà sia di organico, perché sono coinvolti moltissimi musicisti, e poi anche necessita di misurarsi su un campo che è purtroppo è un po' sparito, diciamo, dall'iter formativo degli studenti, cioè quello della recitazione. Recitare mentre si canta e anche mentre si suona è una cosa che purtroppo non si insegna più, o quasi più. Volendo iniziare degli studenti alla pratica del recitar cantando, è inevitabile passare per la pagina di Emilio De Cavalieri. La presenza di Emma Kirkby a Bari è stato uno stimolo straordinario per questi giovani musicisti. Well, it's been very interesting for me to hear some of the soloists in the rappresentazione. I haven't heard the choir yet. I gather they are very good and very loud, so that would be exciting. But what concerns me is to help people to characterize what they sing and to get a good connection between parlando and cantando. Too often singers, they just shout and they don't say anything. They make wonderful noises, but you don't hear the words. And with this Cavalieri, it's very precise what people are saying, whether you are mondo or intelletto or piacere mondana. These are all distinct characters. And it's really, I think, very fun and educational for the singers to act out these roles and sing as they would speak, because that is the style of the time. And that's why I like it so much. Thank you.
La rappresentazione di anima e corpo permette una grandissima libertà di orchestrazione del basso continuo e questo ci consente di utilizzare un gran numero di studenti, principalmente afferenti alla classe di liuto, con tutte le varie tipologie di strumenti, quindi liuti, chitarre barocche, tiorbe, e alle classi di tastiera, quindi organi e cembali. La circostanza della collaborazione nello stesso fatto esecutivo tra docenti e allievi è una cosa abbastanza normale nel mondo barocco e l'occasione, come è stata quella della rappresentazione di Anima e Corpo dei Cavalieri, ha mostrato tutta l'utilità che ha questa pratica. Per allestire questo progetto abbiamo utilizzato una partitura moderna preparata da Diego Cantalupi. Abbiamo poi confrontato questa con la partitura antica, seicentesca, per metterne in rilievo le numerazioni, i fraseggi e le nuance. Nelle giornate abbastanza faticose di un direttore ti apre il cuore vedere tanti giovani e tanti docenti che lavorano insieme e arrivano a un risultato così importante come quello della rappresentazione di Anima e Corpo. L'organico e la sua grande flessibilità ci ha permesso di coinvolgere alcune persone che il conservatorio l'hanno frequentato e che si sono specializzati con strumenti particolari. In questo caso il salterio, appunto uno strumento di origine medievale che è stato usato molto spesso nel Rinascimento e nel primo Barocco ed è utilizzato come strumento alternativo per il basso continuo per creare un colore diverso. Accanto ai liuti e agli strumenti a tastiera abbiamo utilizzato due arpe, due allievi della professoressa Bova. Non è una prassi usuale utilizzare le arpe e soprattutto non è qualcosa che gli allievi imparano durante il corso di studi. Una masterclass specializzata sul repertorio del basso continuo per l'arpa ha preparato gli allievi ad affrontare la rappresentazione. Lavorare con la Cappella Corradiana di Antonio Magarelli è stata una bellissima esperienza, non solo per la grande preparazione che hanno dimostrato, ma per la grande flessibilità sia nell'essere diretti da un direttore che non è il loro direttore stabile, sia nell'affrontare un brano come la rappresentazione di Anima e Corpo, riuscendo a trovare numerose nuance e riuscire a renderle in maniera musicale. Noi speriamo di continuare stabilmente la collaborazione con il Conservatorio di Bari e anche con altre istituzioni formative
del territorio. La collaborazione tra un'istituzione che forma giovani musicisti e una realtà come il Festival che dia l'occasione per mettere in pratica davanti a un pubblico ciò che si è imparato è un obiettivo ineludibile. Anche per il futuro il nostro conservatorio ha intenzione di continuare questa esperienza di docenti e studenti insieme in un laboratorio continuo di esperienza artistica.